Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Oggi facciamo la canalizzazione del pensiero di una persona, quindi andiamo a vedere cosa pensa di te, che cosa prova, quello che vorrebbe dirti, tutto quello che gli frulla nella sua testa. Questo è un genere di video che vale dal momento in cui lo si guarda, quindi da questo momento e non da quando l'ho pubblicato. Adesso io tiro fuori tutte le carte, se volete potete passare direttamente alla scelta delle carte, al video. Adesso faccio la scelta delle carte, quindi per chi rimane qui a guardare, fate dei respiri profondi e concentratevi sulla persona del vostro cuore. Quindi cosa vorrebbe dirti la persona che stai pensando? Cosa vorrebbe dirti? Cosa vorrebbe dirti la persona che stai pensando? Concentrati attentamente. Cosa vorrebbe dirti? Se potesse parlarti, cosa vorrebbe dirti? Che cosa prova la persona? Che stai pensando? Quali sono i tuoi sentimenti? Cosa prova? Cosa vorrebbe dirti la persona che stai pensando? E qua vogliono già uscire un sacco di carte, ma le giriamo tutte insieme. Cosa non ha il coraggio di dirti la persona? Un sacco di cose. I consigli poi li guardiamo insieme. Quindi, concentratevi. Passiamo alla lettura. Sarà come se lui o lei parla nei tuoi confronti. In questo momento sono confuso, sono confusa, ci sono delle situazioni contrastanti, ci sono questi blocchi, possono esserci altre persone che mi mettono confusione, forse ci sono altre persone di mezzo, ma comunque trovo difficoltà in questo momento. Ed è per questo che mi sono allontanato, ho bisogno di mandare via un po' di energie negative, ho bisogno di stare bene, ho bisogno di andare verso acque più tranquille. La situazione prima era troppo complicata, era troppo confusa, troppo confusionale. Io però voglio riequilibrare la situazione, quindi tutto quello che tu mi hai dato voglio ricambiarlo, quindi è solo un momento questo mio allontanamento. So che forse sono freddo in questo momento, so di averti ferita, so di averti fatto del male e so che adesso forse sei anche arrabbiata. So anche che sei una persona comunque molto razionale e sento anche che sei la persona giusta per me. Sento che sei la mia fiamma o la mia anima gemella, sento un feeling molto forte e so che è così, so che lo senti anche tu, nonostante siamo molto diversi sento questa affinità tra di noi, ho dei sensi di colpa molto grandi nei tuoi confronti, so di aver sbagliato, so di aver rovinato tutto, mi dispiace per tutto quello che è successo, provo molta tristezza per quello che è successo. Sento anche tanto la tua mancanza e ho paura che non si riesca più a ricucire il rapporto come prima. Adesso sono molto confuso, so che questa situazione potrebbe metterti confusione anche a te.
ma i sentimenti sono molto profondi, anche se li sto nascondendo. Io però mi farò avanti, uscirò fuori, finalmente ti esporrò quello che poi provo, anche perché tu sei una persona molto importante per me, sei la persona che mi ha tirato fuori le cose più grandi. E quindi con te sei la persona dove sono, che sono stata più bene. E vorrei infatti ricominciare tutto da capo, mettere un punto e ricominciare completamente e mettere fine a questa situazione, a questa sofferenza, a questo circolo vizioso. Ecco, appunto, voglio appunto chiudere e ricominciare, perché questa situazione è molto difficile e io so che tra di noi ci può essere qualcosa di più e lo sento. Sono molto dispiaciuto per tutto quello che è successo, vorrei difatti un nuovo inizio, anche se adesso ho tutte queste insicurezze, io l'unica cosa certa è che so che ti voglio. Vorrei farmi avanti e vorrei essere perdonato. Devo superare ancora delle paure. Aspetto che però sei tu a fare il primo passo. Ho tanta paura. Non riesco a resisterti, quindi sei una persona che, nonostante cerco di non di starti lontano, io non riesco a fare a meno di pensarti. So che sto rischiando di perderti e ti amo in realtà. Mi perdoni? Spero che mi perdonerai. Sto imparando da ciò che è accaduto, quindi le cose successe tra di noi mi stanno facendo capire molte cose. Sento qualcosa di più forte con te che con qualsiasi altra persona. Voglio mettermi in gioco con te, quindi per me non è finita. Ho paura di non farcela superare questo periodo. Sto nascondendo ciò che provo per te, anche se sai quello che provo, e devo trovare coraggio per dirti quello che provo veramente, che quindi i sentimenti sono forti. Andiamo a vedere un po' qual è la carta dell'inizio. Abbiamo la carta numero 24, lo spirito dell'anguilla elettrica, realizza le tue idee. Quindi la carta numero 24, 24 potrebbe essere un numero importante come anche il numero 6. Le date importanti possono essere il 2 aprile o il 4 di febbraio o date vicine a queste. E numeri, nei mesi importanti appunto possono essere febbraio, aprile, giugno. E cos'altro? Qua ti dice di realizzare le tue idee, quindi se tu la tua idea è quella di farti avanti, o comunque la tua idea è quella di fare dei progetti con questa persona, qua ti dicono portali avanti perché le possibilità ci sono. Vediamo adesso dei consigli, quei consigli degli oracoli. Quali sono i consigli per voi? Allora, ovviamente mi è volata per terra, per chi non lo sapesse, ormai le mie carte volano ovunque. Insegnamento, bellezza e innocenza, seconda possibilità. Qua abbiamo il numero 4, l'avevamo visto anche prima, e il numero 7, quindi potrebbero essere importanti anche il mese di aprile, il mese di luglio. E anche novembre, il numero 11 o il numero 2 o il mese di febbraio. In ogni caso, il consiglio è quello di cercare di capire cosa questa situazione con questa persona ha da insegnarti, anzi, da insegnarvi. Quindi dovete cercare di scoprire qual è la bellezza, cioè l'insegnamento di tutto quello che state vivendo, di quello che avete vissuto, di quello che sta succedendo, anche perché qua sembra che ci sarà una seconda occasione. Sembra anche che se tu devi perdonare, in realtà questa persona è innocente o comunque puoi perdonare in sostanza.
Adesso vediamo con il libro. In questo caso abbiamo le risposte delle stelle, vediamo cosa ha da dirgli. Meriti di meglio. Ok, meriti di meglio a qualunque cosa tu stavi pensando. Adesso fate una domanda che abbia come risposta sì o no. Mettete in pausa se necessario il video per riflettere. Quindi vediamo qual è la risposta alla domanda per chi guarda questo interattivo. Qual è la risposta alla vostra domanda? Qual pendolo al momento mi dice di no? Allora, se avete guardato fino a qui, lasciatemi un bel cuoricino verde. Se lo farete io vi ringrazio tantissimo, se vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo. E se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube vi invito ad iscrivervi. Vi offrirò una domanda gratuita che potete farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o per email. Potete contattarmi per consulto personale, mi potete scrivere su WhatsApp oppure contattare su Etsy, dove troverete anche tutti questi oracoli, ne arriveranno a breve di nuovi. E per appunto ritualistica o consulti. Vi ricordo anche che ogni sera verso le 21:30 farò delle live su TikTok dove risponderò alle vostre domande, quindi vi aspetto numerosi. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto in un prossimo video.